Ecco, allora oggi vedremo la preghiera eucaristica. Gregory Dixon, benedettino inglese, dice che le azioni compiute da Gesù nell'ultima cena corrispondono alle tre azioni che si compiono nella messa. Gesù prese il pane, ecco, questo verbo prendere il pane sono i riti di offertorio. Rese grazie con la preghiera di benedizione. È la preghiera eucaristica di cui parleremo in questo nostro incontro. Poi lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, sono i riti di comunione che vedremo a un incontro successivo. La preghiera eucaristica, ci soffermiamo nella preghiera eucaristica sulla epiclesi, una parola che viene dal greco epicaleo. Sono due parole che significano chiamare sul pane e sul vino il dono dello Spirito Santo. Ma dobbiamo fare attenzione perché nelle preghiere eucaristiche ci sono sempre due epiclesi, una sui doni e una sull'assemblea. Per esempio, si dice nella terza preghiera eucaristica: E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue di Cristo, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Quindi questa seconda epiclesi è molto importante, anzi potremmo dire così che Dio nostro Padre rimane più contento di questa seconda epiclesi, del risultato di questa seconda epiclesi che non della prima. La prima è importante certamente, però Dio Padre vede il Figlio Gesù seduto alla sua destra, quindi interessa che noi siamo un corpo solo e un'anima sola. E la prima epiclesi è in funzione della seconda epiclesi. E la preghiera eucaristica diventa anche per noi una scuola di preghiera. Noi ci rivolgiamo al Padre. E la prima parola che dobbiamo pronunciare anche quando formuliamo una preghiera, un'intenzione per la preghiera dei fedeli, è un'esclamazione, o Padre. Poi a seguire c'è una frase relativa che comincia con il pronome relativo, O Padre che hai liberato il popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Ecco, dopo aver fatto questo ricordo, questa anamnesi, c'è la cosiddetta parte aitesica, che vuol dire una richiesta che noi facciamo al Signore. Cioè, ricordando i prodigi operati dal Signore nella storia della salvezza, noi chiediamo per oggi che compia qualcosa nella nostra vita, con fiducia. E ogni preghiera poi si conclude per Cristo. Potremmo dire che questa è la parte più importante, non per i nostri meriti, ma per il Signore Gesù Cristo, per Cristo nostro Signore. E questa è proprio la grande conclusione della preghiera eucaristica, la cosiddetta dossologia. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Nell'unità dello Spirito Santo, a te Dio Padre, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E qui l'assemblea risponde con il suo Amen, che dovrebbe essere un Amen solenne, un Amen di adesione a tutta la preghiera eucaristica. Un altro modo che si dà all'assemblea di partecipare alla preghiera eucaristica è quando il sacerdote, dopo il racconto dell'istituzione, dice Mistero della fede. E allora l'assemblea lì si alza in piedi perché pronuncia delle parole che ricordano la risurrezione, quindi lo stare in piedi è segno della vittoria di Cristo sulla morte e dice annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Oppure tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. O ancora ogni volta che mangiamo di questo pane, beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, o Signore, nell'attesa della tua venuta. E se non c'è l'assemblea, a volte il sacerdote celebra con un altro confratello, oppure un diacono, un altro sacerdote, allora queste parole non si dicono, perché sono proprio le parole che permettono all'assemblea di partecipare. Quindi i sacerdoti in una concelebrazione di per sé non dovrebbero pronunciare queste parole, perché loro nella preghiera si rivolgono al Padre, invece l'assemblea si rivolge a Cristo, dice annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ecco, la grande preghiera eucaristica è quella in cui si raccontano le parole dell'istituzione.